Assessore Presutti, parte una nuova piccola rivoluzione nel traffico di Pescara, ci saranno nuovi sensi unici. Ma allora, la cosa importante è che dopo più di dieci anni eh, l'amministrazione ha fatto in modo che si elaborasse un piano generale del traffico urbano. Eh, invece di fare un po' delle sorte di sperimentazioni, alchimie con eh, improvvisazioni, si è proceduto a un lungo lavoro di analisi dei flussi. Di come funziona e di come non funziona il traffico nella nostra città, sono stati gli operatori nazionali che l'hanno studiato e, rispetto a questo, hanno elaborato, sulla base della diagnosi fatta. Una, uno studio per rimediare i problemi storici e cronici. In questi giorni su Corso Vittorio Emanuele c'è un solo senso di marcia per dei lavori urgenti, qualche disagio per i cittadini c'è stato. E ognuno di noi, se fa dei lavori a casa sua, sa che nei giorni in cui si lavora qualche problema c'è. e Lì c'è sempre da domandarsi come sia stata fatta quella, quella strada che già dopo pochi giorni già era ammalorata e rovinata. La situazione non è più sostenibile, si sta proponendo a risistemare. La strada c'è qualche lieve disagio, ma l'alternativa era tenere la strada con le buche, quindi forse è meglio il disagio temporaneo e la soluzione.